Questa mattina il presidente della provincia Antonio Pettinari ed il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi hanno firmato un protocollo d'intesa per disciplinare i rispettivi impegni nella realizzazione del famoso Ponte della Dolorata, la bretella fra lo svincolo della superstrada Tolentino Sud e Viale Bruno Buozzi. La struttura dovrebbe servire ad agevolare l'ingresso alla superstrada e alleggerire la viabilità comunale dal traffico, soprattutto dai mezzi pesanti, garantendo così anche un adeguato collegamento con la strada provinciale Tolentino San Severino Marche. Per realizzare l'opera si prevede una spesa forfettaria di 3 milioni di euro. Comune e provincia parteciperanno ognuna per 750 mila euro, mentre la parte rimanente dovrebbe essere a carico dell'ANAS ed il prossimo step prevede anche il coinvolgimento del Ministero dei Lavori Pubblici. Una prospettiva che diventa realtà. La superstrada Civitanova Foligno sarà realizzata nel prossimo anno. Si pone appunto l'esigenza anche di come utilizzare al meglio questa infrastruttura a favore di tutto il territorio, non solo Foligno, Civitanova o magari alcune città, ma tutto il territorio compreso il versante nord, cioè la vallata del Potenza e l'altro comprensorio. Costerà 3 milioni, una parte. Noi andremo a Roma al Ministero presentandoci con un progetto, con anche come dire, i costi necessari, 3 milioni, ma soprattutto con una parte dei finanziamenti necessari. Abbiamo oggi firmato un accordo che prevede appunto su un'opera progettata dal Comune di Tolentino, ricordo, e quindi la progettazione la stiamo terminando e alla luce anche di quelle che sono le nuove indicazioni, degli espropri da fare e delle migliorie da fare all'opera sotto il profilo tecnico e progettistico. E adesso c'è l'accordo firmato sotto il profilo economico con la provincia, perché rispetto a ieri, altrimenti credo l'ANAS non avrebbe neanche, vista le difficoltà che ci sono a livello nazionale, a livello di reperimento risorse, non avrebbe neanche preso in considerazione quest'opera, perché 3 milioni di euro comunque sono una cifra importante.